Cari amici che seguite il mio canale, era da molto tempo che non facevo più un video e sollecitato dall'amico John Strambo ho deciso di fare un altro video mostrandovi le mie scorte. O meglio, questo è lo sgabuzzino di casa in cui conservo praticamente tutte le cose che possono essere utili. Dopo ce ne ho molte altre in garage, ovviamente, che qui non entrano, soprattutto gli attrezzi. Qui ne ho una piccola rassegna di quelli che considero indispensabili. Dopo ne ho altri in garage che sono più ingombranti, come seghe, martelli, mazzette, cose varie, che poi a casa non mi servono sostanzialmente, se non in casi particolari. E qui potete vedere quelle cose minime che almeno a me, per quei lavori che faccio ogni tanto, sono utili. Vedete il filo di ferro, una sega da legno, un po' di pennelli. Abbiamo qui del sigillante. Mazzetta in gomma, vari tipi di viti con occhielli, cose varie. Questo è fondamentale, la pistola a colla calda, tronchesi, pinzette, pinzine, cagnetta. Ah, questo la tengo qui, anche se in realtà non è propriamente un attrezzo da lavoro, serve per come si dice, affilare coltelli o comunque lama. Non sapevo dove metterla, stava sempre in giro, allora l'ho messa qua. Il metro, la livella e poco altro. Poi tengo quassù altra roba. Questo è il mio cinturone da lavoro in cuoio con molte tasche. Questo serve per i rivetti, metti i rivetti. Diversi tipi di guanti, poi ce n'è un altro po' giù di sotto. Qui c'è la roba dei gatti, anche il gatto comunque, poi lo conoscerete perché sta dormendo adesso, ve lo faccio vedere. Anche il gatto è un membro della famiglia, quindi deve mangiare. Purtroppo per lui adesso non è che ci sia molta molta scorta, perché non è che sto sempre lì a comprare, però insomma qualcosina c'è, soprattutto i croccantini. Ah, poi là sotto ho un'altra cassetta degli attrezzi, lì ci tengo però la roba per la pulizia delle armi. Adesso non la apro, non tiro fuori tutto perché non ho voglia. Questo è un video così, molto veloce, fatto alle 3 di notte perché non ho ancora sonno e non ho niente da fare. Poi i guanti, abbiamo ricariche lì per il butano, ne ho altre due là che tengo più a portata di mano. Insetticidi. Lì abbiamo le punte per il trapano, vari tipi di silicone, olio per armi, WD-40, grasso al teflon, questo è olio al teflon, questo è Ferrox l'antiruggine, mascherine, spaghi, grasso che è quasi finito. Vabbè, poi se saliamo, trapano, qui c'è l'avvitatore. Vernice, disinfettante, cemento bianco, qui sotto c'è un sacco da 30 kg, ovviamente quello sta in garage, e varie robette che possono servire. Poi vabbè, qui ci sono anche le scarpe, caricabatterie, lampadine, lì tengo tutta la roba che può essere utile elettrica. Questa l'ho messa da poco, questa mensola. Anche se ovviamente vedete è una tavola di compensa di sì, di truciolato, adesso non so il nome esatto, riutilizzata con delle staffe. Questo è il sidolo che mi serve per la pulizia delle armi. Poi abbiamo tutta la carta, fazzoletti, carta igienica, Scottex, altri tovagliolini di carta se riesco a raggiungerlo senza precipitare. Qua c'è del cotone, questa invece è, non c'ho voglia di tirarla giù adesso perché è un colpo, ma ah, poi abbiamo anche del sapone,
in grandi quantità, cioè qua giù. Dicevo, questa è una carta speciale in poliestere che serve per gli acquari. Io la uso per la depurazione dell'acqua, ce n'è in abbondanza, come vedete anche questo, un filtro per cappe. In realtà questo è utilissimo per filtrare l'acqua o anche l'aria dai fumi sicuramente. E qui infatti abbiamo carbone attivo, di dietro abbiamo una confezione di cloro, di ipoclorito, qualcosa di sodio, qualcosa del genere, comunque 1,2 kg. Ci depuriamo una piscina e anche oltre. Poi qui ci sono scatole di scarpe, vabbè, qualcuna è vuota, qualcuna invece è riutilizzata. Questi sono i miei ausili del militare, scomodissimi, devo assolutamente sostituirli con dei crispi, per chi li conosce la marca. Poi vediamo più specificatamente qui le scorte. Qui la carta, ne ho anche altra di sotto o di là, perché queste diciamo sono due mensole che utilizzo esclusivamente per scorta. È difficile che qui ci prendo qualcosa, più che altro mia madre usa le credenze normali, dove ovviamente c'è altra roba, però quella è roba che viene usata quotidianamente. Questa invece è roba che sto attento alla data di scadenza, ma comunque non cerco di non utilizzarla, comunque gli do il cambio quando la ricompro. E ci sono diverse scatolette di tonno, sempre carta Scottex, perché ritengo che la carta sia fondamentale, se non ci si riesce a procurarsela è un guaio. Riso di pessima qualità, però comunque, come ho detto, per scorta va bene, anche il tonno non è il massimo. Io di solito uso altri tipi, Asdomar o Riomare al limite, però questo non è un granché, però in casi di emergenza. Del tè, della tisana, anche quella è fondamentale. Ce ne sono diverse scatole, camomilla, due confezioni di caffè da quattro scatole. Qui abbiamo 8 kg di pasta, dopo ce n'ho ancora di là. Ovviamente 8 kg non sarebbero tantissimi, però considerate che ce n'ho un'altra decina sparsa tra vari cassetti. Dopo, oltre un certo peso, poi qui non è che posso caricare. Quindi lì abbiamo lo zucchero e il sale. Ho anche qui circa una decina di chili di zucchero. E poi ci sono qui, mi sembra, 2 o 3 confezioni da 1 kg di sale, ma il grosso ce l'ho in un sacco da, non ricordo se 10 o 15 kg, comunque sale grosso che tengo lì. E quello veramente è di scorta, perché mia madre neanche lo usa per cucinare, usa solamente il sale fino, e quello sta lì in un angolo della casa. Poi abbiamo qui dell'olio, ne abbiamo 8 bottiglie da 1 litro di diversi tipi, perché io quando compro questa roba di solito prendo sempre quelle cose che vedo in offerta, comunque che costano un po' di meno, perché se devono stare qui, se non sei miliardario, a meno che non puoi permetterti cifre enormi, allora vabbè, ti compri carrellate di roba e niente, te le tieni. Però se invece devi stare attento a quello che spendi, allora è meglio prendere, si trovano, se uno con un po' di pazienza piano piano acquista quello che vede in offerta. Io poi di solito tendo a fare così, voi fate come credete. Come vi ho detto, questa roba qui sopra, ad esempio il tonno oppure il riso che vedete qua, qui c'è anche il riso flora, questo l'ho preso insieme ad altri 5 kg che stanno di là, altri 5 pacchi. Io uso, di solito mangio solo questo, perché questo per me è il migliore, però è anche, costa caro, questo costa quasi 3 euro, prezzo pieno. Qui l'avevo trovato a 1,80 euro. Questo invece costa una sciapata, mi sembra 80 centesimi, qualcosa del genere. E allora è normale che per scorta, se uno si mette, va a far spesa, spende 50, 60, 70 euro, quello che è, ne spende 10 e compra queste robe qui che costano molto meno,
se ne porta via una carrettata, poi dopo le lascia lì, tanto questa poi è roba che, capirai, il riso dura decenni veramente, stando lì all'asciutto e sotto vuoto. Il tonno lo stesso, non dura decenni, ma comunque 5 anni dura, al momento dell'acquisto di solito hai sempre 4-5 anni di tempo. Queste poi mi sembra che ne scadano nel 2019, si vede anche la data, quindi proprio 5 anni. E niente, così. Qui poi dietro abbiamo diverse scatole di olive, confezioni di olive, anche queste a poco prezzo perché di solito prendo le Saclama, anche quelle costano care, allora per scorta uso queste. Poi ovviamente quando scadranno le utilizzerò prima che scadano e le sostituirò. Fagioli, anche questi non sono in quantità eccezionali, ne avevo di più, però anche qui piano piano quando levi e non metti dopo diminuiscono, ma diciamo è una quantità che con la pasta e con quello che c'è nelle altre credenze io conto che possa durare tutta questa roba in due persone. Non lo so, io almeno un mesetto, punto ad avere un'autonomia di un mesetto, di più è difficile anche perché ci sono seri problemi, a parte i costi, ma problemi proprio di stivaggio. Forse tenendo un po' la cinta stretta anche di più, un mese e mezzo. Poi qui abbiamo il pesto, ah, qui abbiamo queste, le avete viste perché l'ho inquadrata inavvertitamente per parecchio. Le alici a me piacciono molto, durano un sacco di tempo. Ce ne avevo 12 perché erano anche queste in offerta, 1 euro l'una costava, però piano piano l'ho usata e quindi e niente, ne sono rimaste un po' poche adesso. Ne ho altre di lama comunque. Poi abbiamo la mitica carne tulip, patè di fegato, non è un granché. Però è un must la carne, come carne in scatola, oppure la giamomilla, altra carne che insomma è piuttosto famosa, qui ce n'è un'altra, non la tiro fuori. Poi qui abbiamo, io ho il fornelletto a gas e quindi ho diverse di queste confezioni qui di butano, ne ho 4, 5, lì 4 mi sembra, poi ne dovrei avere un'altra qua in giro da qualche parte. E quello è il fornelletto a gas, eccola, una è attaccata lì. Qui vabbè, diversi, i soliti diversi attrezzi che avete visto prima. Qui i sughi, io ci tengo molto i sughi, ne abbiamo in questo momento 12 più due piccolini. Questi invece sono sughi già pronti, che non li uso mai, quindi l'ho presi proprio così tanto per averli come scorta. Il pomodoro, le olive, poi non so quello se forse è altre olive, non lo so. Comunque, e niente. Ah, questi invece sono risotti liofilizzati, anche questi che durano un sacco di tempo. Costano, mi sembra, 80 centesimi, 1 euro l'uno, una cosa del genere. Costano pochissimi. Poi non li faccio mai, quindi questi sono veramente proprio per scorta estrema. Se non sbaglio, questi sono per due persone. Sì, due porzioni sono, quindi ce ne ho diversi. Qui forse una quindicina. Diciamo che un paio di settimane con quelli ci si campa. E niente, mi sembra che qui ho fatto vedere tutto. Poi il resto non ha molto senso adesso farvelo vedere perché sono le cose che trovate in qualsiasi cucina, anche la vostra, credo. Quindi qui io sono un po' fissato con i guanti. Questi sono in nitrile, quelli sotto che abbiamo visto, eccoli qui, in lattice. Sono meglio questi, però, solo che quelli ce li avevo, quindi bisogna utilizzarli. Le solite mascherine, guanti in cotone. Poi qui sotto cosa c'è? Ah, questi. Sì, queste sono, che vedete qui, non le tiro fuori perché anche qui è tutto un disordine ma molto ordinato per me. Queste sono le fascette
non le fascette, le pugnette di acciaio. Dicevo, queste qui sotto invece, che adesso non tiro fuori, sono dei teloni di plastica, teli di plastica che con il nastro, possibilmente quello telato, che adesso qui non vedete ma ne ho in quantità industriale in un'altra in un altro, insomma, armadietto, dove ci sono, che qui non c'è, anche le candele e tutto il resto che può essere utile da quel punto di vista lì. Ne ho tantissime di candele, quelle soprattutto piccoline col fondo in metallo, che durano un sacco di tempo. Ma dicevo, questi teli sono utili se devi isolare casa dall'esterno, vuoi perché, che ne so, c'è qualche fumo, qualcosa che insomma non deve entrare, con quello si isola. Se non ce l'hai, te la prendi in saccoccia, diciamo. Poi il mio programma era che devo montare un'altra, ho già fatto lì i segni per le staffe dove devo fare i buchi, perché come vedete qui siamo andati sempre più in alto, ed ero ancora più in alto prima che mettessi quello. E guardate un po' che roba. E niente, queste sono le mie scorte essenziali. Poi volevo far vedere, prima di salutarvi, la mia bellissima radio Baofeng. Ah, questo è il gattino. Ciao Jimmy, saluta gli appassionati senza mordermi, grazie. Eccola qui, la Baofeng, una radio che molti del settore sicuramente conoscono, è di buona qualità, serve il patentino per portarla in giro. Io sinceramente non ho mai capito bene come funzioni. Quello al massimo che sono riuscito a sentire da casa sono le previsioni meteo. Però credo che comunque sia un compendio che nella casa e nell'attrezzatura di un qualsiasi sopravviventista, consentitemi questa parola, questo neologismo italiano, ma non mi piace usare i termini inglesi, li uso il meno possibile, sia assolutamente necessaria una cosa del genere, come tante altre del resto. Però la radio è fondamentale, secondo me. Ovviamente bisogna imparare ad usarla. Abbiamo qui il gattino che è attirato dal filo, ma va bene. Su questa scena io credo di potervi salutare ed augurarvi buongiorno, buonanotte o buona giornata per chi vedrà questo video a seconda dell'ora. Io invece vado a dormire perché siamo già alle 3:20, come potete vedere, mentre il gatto mi sta mangiando il filo. Quindi ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video, speriamo prima dei prossimi 6 mesi, come è stato per questo.